Ciao, sono Sara e sono qui per presentarvi una ricetta fatta con l'aglio orsino. L'aglio orsino è una delle erbette spontanee che cresce qua nel nostro territorio. Un territorio che in questo periodo, la primavera, è ricco appunto di queste primizie. Perché voglio darvi una ricetta? Perché credo che bisogna assolutamente recuperare questo patrimonio che abbiamo qui nel nostro territorio. Anche noi nel nostro piccolo, come Proloco, abbiamo 8 anni fa abbiamo ideato una festa che sia la festa di primavera, dove siamo andati a recuperare appunto tutte le ricette su tutte queste erbe. L'aglio orsino è una pianta che in questo momento, ve l'ho messa qui davanti, è in pieno della la fioritura, diciamo. È un'erbetta che ha vi ho messo qua, vi faccio vedere anche, sotto c'è il bulbo come ce l'abbiamo, diciamo, nel nostro caso, quelli che piantiamo nell'orto, ma è un bulbo un po' più piccolo, eccolo qua. Commestibile anche questo, ma principalmente usiamo la parte aerea. La parte aerea adesso è il momento giusto perché la pianta è fresca, bella, morbida e si adatta a fare diverse ricette. E io ve lo consiglio perché intanto è molto più digeribile rispetto all'aglio, quello classico. Con questo, allora, nella parte aerea, oggi io vi farò vedere un pesto che faccio, come lo faccio io, però potete fare anche essiccarlo, prendere le foglie, lavare le essiccate in un posto fresco, arieggiato, e conservarle poi magari per in cucina, insomma, per nella dispensa, ma anche metterle in un vaso con dell'olio, del peperoncino e usarlo magari per condirvi la pasta. La ricetta è molto semplice perché noi abbiamo sempre tanto da fare, quindi diciamo ci serve, dobbiamo farla in poco tempo e ci serve avere sempre tutto a portata di mano. Le mandorle vanno, prima di tutto, vanno macinate e vanno ridotte, diciamo, come vedete, come io le ho già preparate per star presto, come può essere il grana e il pecorino. Allora, prendiamo l'aglio, lo mettiamo nel mixer qua, nel frullatore, così stiamo presto. Ecco qua. Chiudiamo e poi aggiungiamo un po' alla volta con un cucchiaio questi prodotti. Bene, abbiamo finito il nostro pesto, adesso lo mettiamo in questa ciotolina per fare vedere il prodotto finito. Lo mettiamo giusto un po' perché possiate vederlo. Ecco qua, questo è il nostro pesto fatto con l'aglio orsino, fantastico per una pasta lunga o corta, oppure può essere usato come base per fare un crostino se aggiungiamo della ricotta. Possiamo usarlo per fare una torta salata, se vogliamo mettiamo qualche piccolo cucchiaio sopra la pasta brisée o pasta sfoglia e poi ci mettiamo lo speck, oppure possiamo fare con la besciamella, aggiungiamo la besciamella, un po' di pancetta stufata, un po' di questo pesto qua, possiamo fare degli ottimi vol-au-vent. Buon appetito!